No, non è un tariffario, è il minimo previsto dalla legge. C'è un certo articolo del codice che prevede che nei casi cosiddetti di condotta gravemente antisportiva, che poi sono quattro, la sanzione minima sia 2 giornate di squalifica. Quindi il giudice ha un ambito sportivo, ha un ambito di discrezionalità limitata. Non è limitata nel massimo, ma è limitata nel minimo. Qualunque provvedimento, sia della giustizia ordinaria, sia della giustizia sportiva, non è mai definitivo in primo grado. E speriamo che continui a essere così, che non ci siano mai sentenze definitive in primo grado e che ci siano sempre 2 giudici che decidono. Non sarebbe un bel momento quando vivessimo in un paese dove le sentenze sono definitive in primo grado. Non credo che un presidente sia mai felice di un provvedimento disciplinare che riguarda un suo calciatore. È umano, è naturale che sia così. Per arrivare a 3 giornate come aggravante ci vuole l'esultanza o qualcosa? Non mi risulta dal codice. E le 2 giornate, non le 3, sono, scusi, rientra nella discrezionalità, e se non si ravvisano situazioni particolarmente gravi, la tendenza, la prassi, diciamo, prassi giudiziaria, è la quantificazione nel minimo.